Era un pomeriggio di inizio gennaio quando la vidi per la prima volta. Che cosa mi affascinò di lei? Il fatto che mi ricordasse che in un mondo diverso io ero una persona diversa. Devi superarla e tornare a vivere. Il mondo finì per arrendersi alla pandemia, il delirio. Balena nel mare celeste, il tavolo è vuoto. Ragazzi, c'è un delirante! Un disturbo che si diffonde attraverso la parola. Spero che non sacrifichi l'istinto per la frizione alla sua antipatia per i cilindri. Aspettate, mio figlio è rimasto dentro! Mio figlio lì, vi prego! Non sopporto più questa mia condizione, lo capisci? Allora datti una mossa e cambia le cose. Abbiamo un disperato bisogno di te. Non so che cosa tu abbia sentito, ma non sono io quello che cerchi. Hai ancora una speranza, mamma. Riguardo? A me. Ecco, ci siamo. Non rimarrò a guardare da lontano come un topo.